Bella ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Siamo tornati su FIFA 15 e vediamo subito la classifica. Catania prima a 34 punti, Ternana Varese a 28 e poi a seguire una serie di squadre, una attaccata all'altra. Pescara, Latina, Bologna, Brescia, tutte quante a 25 punti e a 24 il Modena. Ma noi oggi contro chi giocheremo? Eh sì, è proprio lì sotto, al 18° posto, il Trapani. Perché vi voglio far vedere questa partita? Perché è punto alla doppietta. Voglio assolutamente fare due gol e il Trapani è una delle difese più scarse in assoluto. Ma come sapete, su FIFA o comunque sugli altri giochi, le squadre più deboli sono sempre le più difficili da battere, non si sa mai perché. Comunque, andiamo a vedere invece gli scarpini. Ebbene sì ragazzi, anche oggi cambierò scarpini, questa volta saranno gli Adidas 11 Pro Carnaval Solar Slime. E basta farmi girare, ma almeno cambiami sti scarpini che sembrano da Arlecchino. Metti bene un altro paio, per favore. Va bene, te ne metto un altro. Ah ah, fregato, sono sempre da Arlecchino. No, ti prego. Bene ragazzi, eccoci qui con la magliettina bianca in questa partita contro il Trapani. E dobbiamo assolutamente vincere, visto che il Trapani è una delle ultime e in teoria dovrebbe essere facile. Ma come potete vedere, già il Trapani ha il controllo della partita. Vediamo adesso il crossettino di Rizzato che si prepara. Eccolo qui. E il Trapani ci sta mettendo in seria difficoltà. Come vi avevo detto, le ultime in classifica sono sempre quelle più difficili e pallose da battere. Grande colpo di testa, dai che andiamo in contropiede, forza, ma che passaggio è per me? Vado io, attenzione, grandissimo stop, dai che lo sbrasiamo, l'ho abrasato, Ale Miraco, ma che cazzo ho fatto? Che cos'era ragazzi, non lo so, penso sia un tiro di esterno destro venuto malissimo, perché è venuto male di brutto, cos'è stato? Non so neanche, ho ciccato proprio, non sono neanche riuscito a colpirla bene. Un esterno destro pessimo dopo una corsa incredibile. Peccato perché era una bella actions. E poi sbagliare sti gol non è assolutamente buono, perché gol sbagliato, gol subito. La vecchia regola. E infatti guardate il Trapani come si avvicina in maniera elegante alla nostra difesa. Comunque stiamo facendo un'ottima stagione. Siamo alla 15ª partita. Ecco qui Ale Miracle. L'errore probabilmente ci faranno rivedere, no? No, non ce lo fanno rivedere, va bene lo stesso. Così ragazzi, dai, con la grinta, porca miseria, così, dai. Il tiro di Ale Miracle viene praticamente parato da due difensori, bravissimi, che hanno fatto barriera, così si fa gruppo. C'è ancora molto tempo, quindi non buttiamoci giù. Passamela qua, ah, grandissimo. Vediamo cosa fa Ale Miracle. E qui ovviamente si butta per terra il difensore pur di fermarmi. Grandissimo, guarda, neanche in Serie A fanno sti interventi. Optami, bravissimo. Andiamo avanti qua, grandi dribbling di Ale Miracle, che si smarca molto bene. Oh, Ale Miracle, i numeri, partono i numeri di Ale Miracle, ragazzi. Eccotela qui la sfera, figliuolo. Il tacco ancora per Ale Miracle, che prova la bomba. Altra bomba, e la vado, ma quanti portieri ci sono nel Trapani? Mamma mia, i difensori hanno fatto un muro incredibile oggi. Cosa fate qui? Passamela a me. Bravissimo. Andiamo avanti. Dai ragazzi, dai. Sbamma una mina. E il gol di Ale Miracle. Grandissima realizzazione. Sblocca così il risultato. Ragazzi, nessuno però è riuscito a vedere l'esultanza. Nessuno di voi ha visto l'esultanza perché il giocatore era lontano. Però grandissimo gol di Ale Miracle. E tra poco vi propongo anche l'esultanza. Sbam, ragazzi, ma che botta! Il portiere non ha capito nulla. Guardate qui che mina. Sbam. Con le nuove scarpine arlecchinose, Ale Miracle la mette dentro. Ecco, non si è vista l'esultanza. Spero di fare altri gol in modo da farvela vedere. Ma praticamente è quella lì di Cristiano Ronaldo, che dice calma, calma, ci penso io. Quindi sblocco il risultato, il giocatore del Trapani si porta fuori tutta la palla perché si è rassegnato praticamente. Cazzo, ci hanno segnato subito, la butto via. Adesso l'apertura,
sulla fascia, bravissimi ragazzi, giochiamo in fascia, dai qua, optami, bravo, attenzione perché una serie, mamma mia ragazzi, spam, ma non è possibile sti difensori oggi, 780 tiri di Alimira, comunque 15 presenze e 11 gol ragazzi, eh. Rivediamo il golasso, boom, grandissimo gol di Ale Miracle. E adesso c'è un calcio d'angolo importantissimo. Voglio il cross. Cross, mio amico. Attenzione. Intanto io riparto con una serie di dribbling interessantissimi. Tiro. Ma dove? Ma perché? Vabbè, ci ho provato. Eccomi qui sconsolato. Ma perché ho tirato? Mannaggia. Intanto vedo che neanche i miei compagni sanno cosa devono fare, quindi mi faccio vedere anch'io un po' a centrocampo per cercare di supportarli. Il Trapani è, nonostante stia perdendo per un solo gol, rimane sempre chiuso. Buono l'appoggio. È una squadra sempre molto chiusa. Vediamo se riesco. Toh! Mamma mia che passaggio! Ma perché? Ma perché? Porca miseria, era un passaggissimo. Con grinta vi voglio, con grinta fammi andare, grandissimo dai, ah no, ma cosa fai, me la tiri addosso, aspetta prima di tirare. Adesso è Marcone che deve essere un Marco più grande degli altri, ecco qui un Marco più grande del solito per chiamarsi Marcone. Attenzione, il driblozzo e il super assist, però non viene effettuato. Figura di merda. Però neanche più di tanto, perché comunque era un bel tentativo. Dai qua, bravissimo. No, a me, era per me, cacchio toh. Ma dai. Ma che parata. Vabbè, a parte che probabilmente gliel'ho tirata anche centrale, quindi il portiere ha fatto solo il suo dovere. Intanto c'è un pressing da parte dei ragazzi che è veramente allucinante. Adesso, dai! Grandissimo! Ora una serie di dribbling interessantissimi. Grande girata, ragazzi. Guarda qua! Oh! Dai, porca miseria però, sto crossettino. Forse dovevo metterla più bassa in modo che lui potesse arrivarci con i piedi. Hanno interrotto l'azione avversaria recuperando palla al centrocampo. Un'entrata decisa e efficace. Che sta succedendo qua? Fermatevi. Attenzione perché l'ho presa. Mannaggia, però troppo in là. Nessuna delle due squadre ha avuto la supremazia territoriale oggi. Qua con calma, dai, che ce la prendo io. Stop di petto di Ale Miracle. Si gira e la apre. Dire, mamma mia, che gioco! Dai, adesso. Buon intervento. Peccato. Ma cos'è successo? Uno si è buttato per terra lì di fianco. Ma che cazzo ha fatto? Attenzione perché ce l'ho io. Mi fermo abbastanza intelligentemente, riesco a fare un dribbling. Adesso praticamente mi curano in 300, ma nessuno dei miei compagni si smarca qui sulla fascia. Allora mi porto via l'uomo, me li porto via tutti. E la crosso? Pensavo di guadagnare un calcio d'angolo con un paio di rimpalli, invece la palla è riuscita a passare, mannaggia. Dai ragazzi però, non facciamoli avanzare, perché poi questi qua ci segnano all'ultimo minuto e sapete poi come si incazza l'allenatore. Non ci farà più bere il tè all'intervallo. Dai, resistiamo. Resistiamo che è un risultato importante. È mia, la tengo io. Ma che vuoi? Arbitro. Ci vuole preparazione, occhio. Bravissimo il guardalinee comunque, perché non era facile per niente. Infatti, vediamo, era di un millimetro. Non è vero. Comunque, vabbè. Ora loro la buttano in avanti giusto per provare il tutto per tutto. È finita qui la partita, 1-0 per noi. Mi aspettavo sicuramente di più, ma come vi ho detto prima della partita, contro le ultime è sempre più difficile e non si capisce perché. Bene ragazzi, ecco qui la classifica. Catania primo 35 punti, Varese 31, Ternana 29. Quindi la vittoria contro il Trapani ci ha portato a più 2 dalla Ternana. Ottimo risultato, direi, ci stiamo avvicinando anche al Catania, ma direi che non serve, perché l'importante è rimanere tra i primi tre assolutamente per cercare di arrivare poi in Serie A. Quindi anche questo episodio finisce qui, non mi resta che dirvi, ci vediamo al prossimo video con la carriera di Ale Miracle.